Io ho sempre visto McLuhan in un atteggiamento di osservazione. Il suo ruolo: quando parlava, egli riferiva a ciò che percepiva. Non si trattava di una concezione, di un lavoro di deduzione, di teoria. Era uno che rifletteva sulle cose fondamentali. Non mi è mai capitato di vedere altrove una cosa simile, è qualcosa di straordinario. Credo che avesse dei modelli di pensiero che gli tornavano alla mente e che questi lo aiutassero a formarsi delle idee e a selezionare le sue osservazioni. Ne sono certo. E questo poteva irritare le persone. Lo si è chiamato profeta poiché vedeva molto bene il presente. Lui stesso diceva, me lo ha ripetuto diverse volte facendomi ridere, per essere un buon profeta non bisogna mai predire qualcosa che non esista già. Era magnifico. Aveva un senso dell'umorismo permanente. Fra me e me pensavo sempre, visto che ci occupiamo di filosofia, alla gaia scienza di Nietzsche. Per Nietzsche l'uomo perfetto è l'uomo che fa ridere. L'uomo enciclopedico, dotato innanzitutto di un prodigioso senso dell'umorismo e capace di rivolgere questo umorismo verso se stesso. McLuhan era perfetto da questo punto di vista. Non smetteva mai di farci ridere. Aveva un gusto detestabile, ma meraviglioso per gli scherzi più idioti. Io l'ho conosciuto personalmente e mi ricordo di lui con grandissimo affetto, poiché aveva una straordinaria libertà di spirito. Era uno spirito libero come raramente ne ho visti. Certo, era anche una figura controversa. All'Università di Toronto i suoi metodi non erano apprezzati da tutti. Confrontati con lui, gli altri professori facevano quasi tutti una misera figura. Erano persone che conducevano il loro lavoro all'interno delle biblioteche e che curavano tranquillamente le loro pubblicazioni nelle loro riviste, gradite dai loro colleghi, che facevano le loro ricerche ben documentate con 300 pagine di bibliografia, accluse a tre sole pagine di testo, che scrivevano note più grandi del resto della pagina. Insomma, si può facilmente capire il genere, lo stile accademico perfetto. McLuhan non era così. Era come Picasso che ha detto, sentitemi bene, il periodo blu l'ho avuto e ora per cortesia lasciatemi in pace. Era proprio così. Quando Picasso ha cominciato a dipingere, ha cominciato come tutti, ha seguito il percorso accademico che gli veniva richiesto. Poi c'è stata la vera scoperta. Ebbene, McLuhan aveva la stessa libertà di Picasso di fronte al pensiero e alla ricerca. Ed è proprio per questo che è stato paragonato ad un poeta. Ma siccome i poeti vengono disprezzati, era in realtà una maniera come un'altra per dire che non valesse molto. Poeta o profeta era lo stesso, perché lo si considerava spazzatura. Era detestato dai suoi colleghi. Non posso dire che egli non li ricambiasse, anche se non ho mai sentito McLuhan parlare veramente male di qualcuno. Tuttavia, senza alcun dubbio, li ricambiava con lo stesso disprezzo. Ed era in grado di farlo percepire in maniera drammatica. L'ho visto rispondere duramente ad alcuni dei suoi colleghi. Era capace di farsi dei nemici a vita, ma senza che se l'andasse a cercare. Diceva delle cose tali che la persona che lo provocava veniva ridotta in polvere. Sembra, ma io non ero presente perché il fatto è avvenuto in un'epoca in cui non ero ancora in Canada, che quando era ancora molto giovane avesse avuto una disputa intellettuale con una delle star dell'Università di Toronto. Un professore di inglese, una personalità di grandissimo rilievo e che lo avesse ridicolizzato, senza farlo apposta. McLuhan non era affatto una persona spiacevole. Ricordo quello che mi disse quando si parlava della parte che aveva recitato nel film di Woody Allen. Annie Hall, in cui Woody Allen, per metter fine a una discussione con un pretenzioso professore universitario che, devo ammetterlo, mi assomigliava, tirava fuori McLuhan da dietro un cartellone pubblicitario e diceva: Ecco il signor McLuhan. McLuhan diceva qualche parola e la scena finiva. In seguito, parlandone, gli ho detto che aveva avuto un'aria un po' imbarazzata, ed egli mi ha risposto: Ma è molto difficile recitare se stessi. McLuhan non recitava se stesso. Non credo che si vedesse. Si potrebbe dire: i francesi sono talvolta molto cattivi nelle loro espressioni che non si percepisse. E in fondo è vero. Penso che non avesse un senso acuto della sua presenza nel mondo e che questo fosse il suo fascino. Sono molto rare le persone tanto poco narcisiste quanto McLuhan. Nella mia vita ne ho incontrate pochissime, me ne ricordo molto bene. Il fatto era credibile poiché egli aveva il senso dell'umorismo e non si valorizzava molto. La sola cosa che lo irritava era l'accusa di avere delle teorie. Che lo si chiamasse profeta, questo lo faceva ridere. Era una maniera di prendersi gioco di lui o di disprezzarlo. Ma che lo si definisse un teorico, questo lo irritava molto. Io non sono un teorico, sono un osservatore di ciò che accade. È tutto. Non si considerava un professore e nemmeno un ricercatore. Si vedeva veramente come un osservatore, si riteneva un esploratore. Prima di tutto diceva, I don't explain, I explore. Io non spiego, esploro. Si immaginava nella giungla, nella savana, in un luogo in cui stesse accadendo qualcosa, con le orecchie e gli occhi ben spalancati per assimilare tutto. In seguito, quando ha cominciato a invecchiare, credo che i filtri dei suoi pensieri siano divenuti un po' più rigorosi, come accade a tutti. Allora egli è diventato un po' come l'ologramma di se stesso, come diceva Mr. Fuller, ma all'inizio era una persona con tutti i sensi allerta e che comprendeva, vedeva, sentiva toccava le cose. La dialettica era un po' come una grande sorella filosofica con la quale McLuhan non andava d'accordo. Amava appassionatamente la retorica con la quale intratteneva un gioco di seduzione assolutamente retorico e provava deferenza per la grammatica. Questo è il trivium classico, dialettica o filosofia, retorica, ovvero l'arte dell'oralità, dello scambio, della seduzione, della pubblicità, dei media, tutto, e grammatica, che per lui rappresentava fondamentalmente il lavoro di Adamo, lo studio dei nomi delle cose, l'ordine e l'etimologia. Tutte le mattine mangiava due uova, una bistecca e studiava tre pagine del dizionario Oxford d'inglese, quello grande, con la scrittura biblica minuscola su pagine grandi così, di storia delle parole. Diceva che nella storia della parola consistesse tutto l'essere, tutta la storia. Vi era qualcosa in questa passione per il linguaggio che non apparteneva all'arte della dialettica e della filosofia classica, che egli considerava per i suoi gusti eccessivamente concettuali. Era piuttosto il gioco del linguaggio e l'effetto del linguaggio sul mondo e sull'essere. E il medium era appunto una metafora, un'estensione del linguaggio. Su questo egli rifletteva costantemente. Il linguaggio era al centro delle sue preoccupazioni, nel senso che per lui la questione fondamentale era l'alfabeto, la scrittura. Tutto il resto non era che una variante, una modificazione del linguaggio. Il linguaggio era per lui innanzitutto il mass medium, il medium per eccellenza, che era al tempo stesso totalmente comune e totalmente privato. In questo senso Internet è divenuto oggi espressione di questa comunanza del linguaggio e delle appropriazioni private del linguaggio. La scrittura ha cominciato a dare all'individuo il potere sul linguaggio. Si è trattato di un evento fondamentale, poiché ha rappresentato l'inizio della fine di quella specie di unità tribale che l'oralità possedeva. La scrittura ha dato il potere all'individuo. Nel suo aspetto esteriorizzato è divenuta essa stessa uno strumento. Infatti, può essere considerata come uno strumento, invece di essere, se si vuole, ciò che esprime l'essere. La parola che passa attraverso il corpo fa vivere, fa essere il corpo, lo fa cambiare. Ma una volta che le parole sfociano in un testo e sono lì, oggettivamente, davanti ai tuoi occhi, Esse divengono oggetto di attenzione e allo stesso tempo strumento di lavoro. Come diceva uno dei suoi amici, Edward Hope, la più grande invenzione dell'uomo non è la ruota, è il linguaggio. E a McLuhan che gli chiedeva, cosa intendi dire? Lui rispondeva, il fatto di scoprire che si parla, vale a dire il primo passo verso il metalinguaggio, è il più difficile da compiersi. È una cosa assolutamente eccezionale. McLuhan aveva dunque un profondissimo interesse per il linguaggio. È interessante constatare la grande differenza che c'era fra la sua maniera di vedere il linguaggio e la mia, perché io condividevo questo stesso interesse. Ed è anche per questo che ho scoperto McLuhan. Per lui non era di alcun interesse la ricerca delle concatenazioni causali. Io trovo invece affascinante il fatto che l'alfabeto non trasformi il cervello, ma trasformi i programmi fondamentali di trattamento dell'informazione. Un fatto che secondo me si può provare senza difficoltà, ma che si può anche smentire trattandosi veramente di un fatto scientifico. A McLuhan tutto questo risultava assolutamente indifferente, così come lo era guidare un'automobile, che infatti non guidava. Dunque l'eroe della tecnologia, il grande sapiente, non parlava di automobili e allo stesso tempo non cercava connessioni in filosofia. Di qui il suo interesse limitato per la dialettica. La Galassia Gutenberg, che è veramente il libro di McLuhan sulla scrittura, è costituito di frammenti. Fra i quali senza dubbio c'è una connessione, sebbene sia affidata al lettore. Non perché sia pura fantasticheria. McLuhan era anzi, come ho detto, sempre in atteggiamento di osservazione. Fra questi frammenti esistono mille connessioni, poiché egli li vedeva ricombinarsi costantemente in relazione gli uni con gli altri. L'intervallo fra i frammenti doveva dunque essere stabilito dal lettore. È come l'opera di un nostro amico a Toronto che dice Ho voluto creare una musica, una situazione musicale in cui vi siano centomila sentieri, ciascuno dei quali sarà deciso e creato da colui che si servirà del mio strumento, da colui che farà la musica, che danzerà con essa. Ebbene, è la stessa cosa. I frammenti di McLuhan costituiscono centomila sentieri e sta al lettore percorrerli. I frammenti sono però autentici. L'intuizione è qualcosa di molto strano, è una proprietà emergente. Si dice che lo spirito sia una proprietà emergente del corpo e del cervello, del sistema nervoso. Io lo capisco molto bene e non vedo problemi. L'intuizione è anch'essa una proprietà emergente da una situazione, da una configurazione di oggetti, di cose, di idee, di pensieri, di ricordi, di presenze ma anche di assenze. La quale fa sì che appaiano tali intuizioni, e ciò cioè in maniera veramente profetica, in modo tale che la cosa abbia l'aspetto di un oracolo. E McLuhan era veramente molto oracolare, e bisogna dirlo, perché non bisogna avere paura delle parole, era molto più oracolare che profetico. L'oracolo, infatti, viene da una situazione di percezione, e la persona che pronuncia l'oracolo non deve necessariamente sapere di cosa parla. Mi ricordo sempre con delizia e con grande piacere della storia di un giornalista che si è lamentato con McLuhan. Il fatto è realmente avvenuto e deve esistere un documento che lo testimonia. Ha detto, Ma signore, insomma, non sono sicuro di comprendere quello che mi state dicendo. McLuhan lo ha guardato e con estrema gentilezza gli ha risposto, Ma mio caro signore, quello che sto dicendo è molto difficile. Non sono sicuro di capirlo nemmeno io. Esiste dunque proprio questo aspetto oracolare di un'intuizione prodotta da una configurazione di cui costituisce una proprietà emergente. Ciò non significa che McLuhan non lavorasse, come gli veniva rimproverato dai suoi colleghi. Si è creduto che fosse pigro, che non volesse affaticarsi, che non avesse interesse reale, che si atteggiasse, che facesse il profeta per il gusto di fare il profeta. Mentre invece... Era un uomo che non ho mai visto smettere di lavorare. Alle due del mattino veniva da me e mi svegliava per dirmi l'ultima idea che aveva avuto su una possibile traduzione di un'espressione che avrei dovuto inserire il giorno dopo nel libro che traducevo. Mi svegliava per dirmi I've got another one. Non smetteva mai di lavorare. La mattina si svegliava presto, mangiava enormemente, ma non la sera e non è una cattiva abitudine. Ed era sempre al lavoro. Quando leggeva lo faceva con la più grande attenzione. C'è un'intera biblioteca a Toronto di libri annotati da McLuhan pagina per pagina e nelle pagine bianche vi sono delle annotazioni preziose con numeri che rinviano alle pagine precedenti. Vorremmo farne un'esposizione e vorrei avere la possibilità di offrire delle spiegazioni visto che so quale sia il senso di alcune di queste annotazioni. Tutto ciò è assolutamente straordinario. Dunque... Non era affatto una persona che non lavorasse. Aveva ascoltato dalla voce di sua madre tutta la letteratura inglese importante da quando aveva l'età per capire qualcosa. Sua madre gli leggeva la poesia inglese, i romanzi e mentre cresceva cose sempre più complicate. Era un'attrice, imitava diversi personaggi di fronte a un grande pubblico negli Stati Uniti. Si esibiva nelle chiese o nelle sale da conferenza, faceva delle imitazioni ed era straordinariamente divertente, era molto bella e anch'essa adorava il linguaggio. Ha letto a McLuhan letteralmente tutta la letteratura inglese, l'amore per la lingua, l'amore per l'inglese, l'amore per la poesia. McLuhan conosceva praticamente un terzo di Finnegan's Wake, di James Joyce, a memoria e non è semplice. Mi meraviglierei se il più grande cantore della storia fosse capace di fare altrettanto. Insomma, era innamorato della lingua e lavorava sempre. Come vi dicevo, leggeva il dizionario un po' come l'autodidatta della nausea di Sartre, un personaggio piuttosto curioso, a quale lettera si è fermato forse alla cappa come Antoine Roquentin. Le sue intuizioni monumentali come il villaggio globale corrispondevano alla realtà esistente del suo tempo. È per questo che non si può domandare a McLuhan di essere troppo preciso sul computer, sulle reti, eccetera. Egli ha fatto allusione alle possibilità che esso comportava. Vedeva che era come lo sviluppo di un sistema nervoso, il quale procede divenendo sempre più complicato e complesso. Dunque lo sapeva. Ma di qui a dire ecco la rete, per quanto essa fosse quasi a lui contemporanea, ebbene questo passo è impossibile. Non era il suo modo d'essere. Egli vedeva, sentiva, percepiva le cose e questo è tutto. La maniera di scrivere di McLuhan era la citazione proprio per il suo gusto del frammento. Anche la sua maniera di insegnare ne era influenzata. Amava molto il dialogo, le scoperte che si producono in questa situazione. Io lo capisco molto bene. Mi piace essere intervistato perché, a mio avviso, è la maniera migliore per scoprire delle cose nuove. Mi costringe a fare attenzione. È una specie di camicia di forza che mi obbliga a disciplinare il mio pensiero. Vi sono domande intelligenti delle quali sono del resto molto riconoscente perché mi fanno lavorare. McLuhan aveva questa stessa sensibilità. Il lavoro intellettuale era in effetti un lavoro orale, era un verbo motore. Egli era certamente una persona di cui si poteva dire che fosse mentalmente impegnato nella parola, ma in tutta la ricchezza della parola, perché quando si dice di qualcuno che è un verbo motore, questa è un'altra maniera di prendersi gioco di lui, di dire non vale niente. Un verbo motore è una persona che parla senza mai fermarsi, che utilizza la parola in maniera multimediale, con tutti i sensi, tutto il corpo, mettendo tutto in gioco. E quando tutto il corpo è nel pensiero, ciò che sempre avveniva con lui, il pensiero è molto più bello, più ricco, risponde a molte più interfacce. Dunque, essere un verbo motore non è poi una cosa tanto negativa. Talvolta è anche meglio in un certo senso che essere iperconcettuali, una cosa che rende molto aridi. Come un narciso disseccato, si finisce per non essere niente altro che concettuali. L'importanza del pensiero di McLuhan risiede nel suo voler ritrovare il corpo e i sensi nella spiegazione, individuando i nostri modi di sostituire gli uni agli altri. Molti si sono interessati a questo aspetto del pensiero di McLuhan. Mi ricordo un testo notevole di Marshall Comfort che si chiamava McLuhan e il lavoro sui sensi, nel quale veniva riportata in 50 proposizioni praticamente tutta la filosofia di McLuhan sul rapporto e l'equilibrio dei sensi, lo scambio dei sensi. Se McLuhan infatti non amava i sistemi né le teorie né l'ordine, ciò non ha impedito ad altri di trovare un ordine nel suo pensiero. E l'ordine che vi ha messo Marshall Comfort è veramente scientifico. Si ha veramente l'impressione che un riequilibrio, che un nuovo bilanciamento dei sensi appaia a ogni saturazione di un vecchio medium e nel passaggio a un nuovo medium. La scrittura è l'occhio, l'oralità è l'orecchio. Ma l'oralità, per McLuhan, non è solo l'orecchio, è il multisensoriale. Vale a dire che l'orecchio ha il senso che si può più facilmente opporre all'occhio, poiché nelle nostre culture occidentali, con la saturazione del campo intellettuale, morale, mentale, sociale, psicologico, attraverso la televisione, la radio, abbiamo praticamente ridotto a nulla tutti i sensi, salvo l'orecchio. Tutto si svolge nel regno dell'occhio. Vi è un terrore del corpo e del contatto. Infatti non si può essere più terrorizzati dal tatto. Di quanto lo sia la nostra cultura che ha il terrore del corpo, del sesso. È un vecchio bagaglio quanto mai fastidioso e pesante che continuiamo a portarci appresso. E infine anche il terrore della religione, che secondo McLuhan verrebbe dall'orecchio, terrore della voce, del fanatismo, che verrebbe da questa specie di discorso che sussurra all'orecchio il dovere e la maniera di essere. Il terrore forse non esiste a livello dell'odorato o del gusto, poiché questi sono i sensi più addomesticati, per quanto io abbia l'impressione che avremo ancora a che fare con l'odorato, mentre invece l'occhio regna assoluto. Noi viviamo il mondo della teoria, viviamo il mondo del teatro, viviamo dunque il mondo della prospettiva e tutto questo è interamente strutturato, formato, organizzato per e attraverso l'occhio. Noi colleghiamo tutti gli altri sensi a questo. Per questo motivo, l'espressione la società dello spettacolo mi dispiace, ma non vuol dire niente. Guy Debord credeva di aver scoperto tutto parlando di società dello spettacolo, ma la società dello spettacolo ha inizio con la Grecia antica. Non è necessario aspettare la televisione. Lo spettacolo comincia con la Grecia e continua attraverso il Medioevo, nonostante il Medioevo, che non è affatto una società dello spettacolo, per riprendere in modo più imponente nel Rinascimento, in cui si spettacolarizza moltissimo. Detto questo, McLuhan aveva capito molto bene che la spettacolarizzazione del mondo derivava dalla traduzione compiuta dalla scrittura del linguaggio multisensoriale e orale in oggetto della visione. Tutto il resto deriva da questo. Io mi sono spinto di più in una direzione scientifica, vale a dire mi sono interessato alla strutturazione dello sguardo, a come i quattro campi paralleli dello sguardo possano permettere un alternarsi dei processi cerebrali che creano la prospettiva, qualora questa alternanza venga incoraggiata. Ora essa è incoraggiata dalla scrittura. La scrittura e la prospettiva procedono effettivamente di pari passo. Non deve dunque meravigliare che all'epoca della stampa vi sia stata la crisi barocca, che è una crisi sensoriale, e se si vuole il passaggio dal mondo dell'oralità, che rimane ancora forte nel medioevo, a quello in cui tutti i sensi sono controllati, in cui il tromplay diviene la riduzione del toccare a uno spettacolo visuale. Da cui l'interesse ironico della realtà virtuale verso il tridimensionale sullo schermo, che è l'inverso, in quanto forma il visuale attraverso il tattile. La cosa mi fa ridere. Penso che si passi in effetti molto più dal visuale al tattile che dal visuale all'orale. L'oralità secondaria, di cui parla Walter Holme, non è una pura oralità dell'orecchio, è piuttosto una multisensorialità dominata del resto dall'era dell'interfaccia, dell'interattività. L'integralismo e l'integrazione sono le metafore del tattile. Tangere che vuol dire toccare. A mio avviso stiamo passando più a una fase dominata dal tattile che a una fase dominata dall'orecchio. McLuhan parlava proprio di questo. Alla sua epoca era facile opporsi e dire quando parli ti si ascolta, quando scrivi ti si legge, ti si guarda, si guarda quello che fai. L'elettricità è sempre stata tattile, infatti non si sposta nello spazio, si conduce. Mi sembra che fosse nel corso di una conversazione, scendendo da un aereo per andare a Vancouver. McLuhan si rivolse a un professore con cui aveva avuto una conversazione sull'aereo e il professore gli disse, So, what's the message? E McLuhan, The medium is the message. La cosa è nata così, letteralmente. Poco fa mi si chiedeva un esempio delle sue grandi intuizioni e di come queste possano trasformarsi in ricerche. Ebbene, è così che questa è nata. Molto semplicemente. La televisione è stata importante per far sorgere questa percezione del mondo? Sì, senza dubbio. Ammettiamo che retroattivamente ciò si applica a qualsiasi medium, ma la televisione era in effetti il medium che era oggetto delle osservazioni di McLuhan. McLuhan era immerso nella luce catodica e ha capito la televisione in maniera assolutamente straordinaria. Ho l'impressione che egli non vedesse la televisione come il disegno di un'immagine sullo schermo, vedeva piuttosto la televisione come quelle simulazioni che si possono fare oggi, con una specie di raggio che venga a sfiorare, a massaggiare il tuo corpo. Era proprio questo raggio a costituire il messaggio. Penso che questa frase provenga da una conversazione fra McLuhan e Quentin Fiore che ha scritto un libro dal titolo The Medium is the Message. Faceva sempre dei giochi di parole. C'era anche The Mass Age, l'epoca della massa, ciò che è assolutamente vero e che corrispondeva ai suoi interessi. Giocava continuamente con le parole, aveva imparato Joyce a memoria. Non si può resistere ai giochi di parole quando si conosce un terzo di Finnegan's Wake. Ma dire che il Medium è il massaggio significava per lui proprio il rimando al tatto TV staff. Del resto non sono io che ho inventato questa faccenda della tattilità, è lui che l'ha presentata. Ha detto television is touch, la televisione tocca, prende l'occhio per un orecchio, anche questo aveva detto, it takes the eye for an ear. Faceva continuamente degli scherzi sui sensi. McLuhan aveva capito molto bene che la televisione ricollettivizzava le persone, finiva con il raggrupparle in una massa di persone, oggetto di un battage pubblicitario enorme. Una massa di consumatori con una cultura omogenea. La televisione ha omogeneizzato non poco la cultura, e con un senso unico del discorso e una specie di spazio mentale pubblico. La televisione è una specie di spazio mentale pubblico. McLuhan non l'avrebbe detto esattamente in questi termini, ma è questo che intendeva. I libri, invece, sarebbero uno spazio mentale privato, senza alcun dubbio. Costituirebbero il punto di vista di un individuo chiuso nella sua biblioteca, ma librerie, diceva Montaigne, con il suo libro e il suo silenzio. È il pensiero, la coscienza privata. La televisione diventa una sorta di coscienza pubblica, una specie di pensiero e di comportamento pubblici. McLuhan però non si poneva domande troppo impegnative su internet o sulla comunicazione. Gli è mancato appunto questo passaggio, vale a dire il recupero del potere di controllo mentale sullo schermo a partire dal telecomando. Si tratta di riconquistare il potere sullo schermo. Soprattutto gli è mancata l'apparizione di Internet, che è al tempo stesso parola pubblica, multipla, connettiva e controllo della parola privata, quella del lettore che introduce il suo testo, la sua pagina, il suo sito su Internet. Ho l'impressione che l'intuizione, l'idea del sistema nervoso centrale, che appare certamente in understanding media, comprendere i media, fosse la percezione che aveva del satellite. Sguardo divino sulla Terra. Rotazione completa su tutta l'umanità e al tempo stesso emissione permanente di informazioni, di sensorialità, se così si può dire. Tecnica, scambio di informazioni, come la pelle anche se credo che non abbia mai utilizzato questa espressione, si può usare la similitudine della pelle, un sistema sensoriale. McLuhan certamente conosceva il telefono, il telegrafo, tutti i fili e tutte le comunicazioni che essi comportavano. Egli amava le metafore biologiche, ma non ne abusava, per cui ho l'impressione che il sistema nervoso sia diventato una specie di visione secondaria. McLuhan non prestava grande attenzione alle metafore da lui stesso elaborate. Voglio dire che le produceva con facilità. Capitava poi che gli tornassero alla mente quando una particolare configurazione gliele ricordava. E più una metafora ritornava alla mente, più acquistava sostanza. Bruce Power ha pubblicato nove anni dopo la morte di McLuhan una serie di conversazioni avute con lui facendone un libro che porta questo titolo, Villaggio Globale. Il libro ha avuto un certo successo, ma già a quell'epoca il villaggio aveva cessato di essere globale o il globo aveva cessato di essere un villaggio. Il villaggio globale corrisponde esattamente alla visione del mondo offerta dalla televisione. Non c'è bisogno di un gioco di parole. Il mondo si può vedere attraverso la televisione, che sia in studio, che sia in location, in site. La televisione dà lo spazio. È una televisione analogica della realtà, una rappresentazione delle cose che esistono veramente. Invece su internet non esiste lo spazio, non esiste affatto, non c'è spazio sulle reti nelle reti o dove che sia vi sono banche di dati serie di cifre non c'è spazializzazione di questa serie di cifre che sullo schermo dunque su una superficie piatta come quella dello schermo senza alcuna profondità non c'è né altezza né altro dunque l'idea del villaggio globale era perfetta per l'era della televisione, ma è quasi pericolosa per l'era del computer e delle reti, delle inforoute, le autostrade dell'informazione. Il suo libro si chiamava Guerra e pace, Guerra e pace nel villaggio globale. Un libro che, quando è uscito, non ha avuto affatto successo e che invece non era male. Credo che sia del 1974. Ne sono quasi certo. È uno di quei libri fatti un po' per tutti perché dopo Galaxy and Understanding McLuhan ha sempre scritto in collaborazione. Non è forse quindi l'espressione più vigorosa del suo pensiero, ma comunque non è da sottovalutare. Ebbene, in guerra e pace nel villaggio globale, egli non afferma che la grande ritribalizzazione elettronica renderà tutti fratelli e farà regnare l'amore. Si è verificato qualcosa di simile al tempo di Timothy Leary in California. In generale McLuhan diceva che più gli uomini sono ammassati gli uni sugli altri, soprattutto gli occidentali che hanno avuto una lunga abitudine allo spazio, più si uccidono fra loro. Non ci sono persone che si detestino maggiormente dei fratelli e quando ci si ritrova tutti i fratelli ci si uccide. McLuhan diceva che il solo modo di affrontare il problema fosse quello di dosare i media, soprattutto di non lasciare che la radio lavorasse senza controllo perché era pericolosa. Sostituire la televisione alla radio, che aveva cominciato a fare danni, ha calmato la gente. McLuhan aveva capito molto bene il caldo e il freddo di un medium, vale a dire la possibilità di scaldare gli animi con la radio come aveva fatto Hitler. La seconda guerra mondiale era secondo lui un effetto della radio ed egli riteneva che la televisione avesse impedito la terza attraverso l'equilibrio nucleare. Era questa la pace e la guerra nel villaggio globale. La televisione aveva trasformato i guerrieri in consumatori, mentre la radio in Germania aveva trasformato una nazione di borghesi in una nazione di guerrieri. Era assolutamente convinto che il potere dell'informazione fosse nelle mani del produttore e del distributore. Non lo ha mai messo in dubbio. Mentre ha invece messo in dubbio la passività. Questa specie di intuizione, l'idea acquisita ma falsa della passività dello spettatore televisivo, era oggetto del suo scherno. Infatti non esiste nulla di più attivo dello spettatore della televisione, solo che il suo è un viaggio interiore. Lo spettatore televisivo è come drogato. La sua attenzione è completamente orientata verso il proprio interno. Si può sviluppare quest'idea dicendo che guardare la televisione non è come guardare un libro. In questo caso si sta immobili, traducendo in immagini una sequenza di sensazioni, di parole che hanno un significato e che creano delle immagini nel cervello. La televisione invece coinvolge tutti i sensi disponibili in questo scambio, nonché l'intelligenza e la comprensione. È con il tuo corpo che guardi la televisione. La televisione dunque non induce affatto alla passività, ma al contrario ad una grande attività. Tuttavia si tratta di un'attività che, a differenza del libro, può essere considerata dannosa per la memoria, per la concentrazione, per l'immaginario. Insomma, si sono dette un sacco di sciocchezze a questo proposito. Beh, il la radio était un... McLuhan la radio était un pensava che la radio fosse un medium caldo, in grado di risvegliare nella gente che parlava la lingua della radio, gli atavismi e gli antichi richiami tribali. Lo si è visto con Hitler, che ha rinnovato nella lingua tedesca il mito ariano. La stessa cosa si è verificata recentemente con gli Utu del Ruanda, che hanno ricreato nella loro lingua il mito Hutu dicendo bisogna colpire questi tuzzi. Successivamente è avvenuto il contrario. Comunque, la radio ha avuto una grande responsabilità nell'accendere gli animi di una popolazione fino al genocidio. Quello che è accaduto è inaccettabile. La radio ha avuto un'influenza rilevante nel massacro selvaggio, ma relativamente rapido, della seconda guerra mondiale. Non dimentichiamo che analoghi massacri sono avvenuti a partire dall'Inquisizione spagnola per tutta la storia del Rinascimento e della Riforma. A questo proposito, non dobbiamo illuderci che andasse tutto bene. In passato le guerre duravano più a lungo, c'erano meno morti nel breve periodo, ma se si considera il numero totale dei morti, si ottengono delle cifre analoghe. L'effetto della radio nella seconda guerra mondiale è stato folgorante. La televisione non ha invece avuto lo stesso effetto, malgrado ciò che afferma Vrillò. Dicendo che la televisione ha fomentato l'intera Bosnia e poi tutta la Serbia contro la Bosnia. Quando si studia la cosa con attenzione, ci si accorge che la televisione ha alimentato un fuoco che già esisteva, ma in maniera completamente diversa dal fuoco provocato dalla radio. Mi sono chiari gli effetti positivi di Internet e la partecipazione delle persone, e mi auguro che Internet si estenda molto anche ai paesi del terzo mondo, ma riconosco che non si è pronti che per un'altra guerra. Che cosa si potrebbe creare di altrettanto monumentale, di altrettanto potente di Internet? Non ho delle certezze perché non sono affatto un profeta. Sono meno intelligente di McLuhan e dunque non sono capace di avere come lui delle intuizioni nel momento stesso in cui le cose accadono. McLuhan diceva che la creazione dell'identità personale avviene a partire dallo specchio del testo, perché il testo è una cosa che crea un'identità personale e che fornisce una psicologia. Il punto di vista del lettore, la reinvenzione del mondo all'interno della propria mente, il silenzio della parola che può interrompere la comunicazione, tutto questo implica un rinchiudersi in se stessi, come si immagina che sia avvenuto nel Rinascimento a Leonardo da Vinci. Dunque, il soggetto. Il rispetto dello Stato, la coscienza privata, la psicologia individuale, tutto questo è il contenuto di uno stesso involucro, l'involucro del corpo individualizzato e separato dagli altri corpi. È questo dunque l'individuo totalmente dipendente dal testo, dalla lettura. McLuhan vedeva nell'apparizione dei media elettronici, ma già a partire dal telegrafo, per andare quindi oltre l'apparizione della televisione, una progressiva minaccia al controllo del linguaggio, di quel linguaggio che era completamente personalizzato nella lettura e nella scrittura. Vedeva una sempre maggiore esteriorizzazione del linguaggio che, mentre si appropria del soggetto politico, nello stesso tempo riduce il quoziente intellettuale e personalizzato del soggetto mentale. La cosa è comprensibile nell'ottica di McLuhan. Questi inoltre riteneva che l'elettricità riempisse l'intervallo che una volta era neutrale, quell'intervallo fra i corpi che nell'epoca della scrittura era completamente vuoto. Il mondo era vuoto di intelligenza, non era che una scatola all'interno della quale esistevano gli oggetti. Secondo lui l'elettricità attiverebbe l'espressione dell'intelligenza, la collettivizzerebbe all'esterno e renderebbe in definitiva impossibile la rinuncia al pensiero e alla consapevolezza. La storia di Prometeo è quella di una coscienza che racchiude un segreto che lo stesso Zeus, il quale sa tutto, non può conoscere. È questa la condizione dell'identità come è vista dai greci, come è compresa dai greci e data nella forma di un mito. Questa obiezione di coscienza, Prometeo, è visto come il primo obiettore di coscienza, secondo McLuhan sarebbe progressivamente meno possibile in un universo nel quale si acquisiscano a livello mentale le procedure meccaniche delle macchine. Si dice che il programmatore sia programmato, che la programmazione di un computer sia in definitiva guidata dal computer, che riprogramma lo stesso uomo. Non è necessario polemizzare eccessivamente su questo punto sul quale sono in profondo disaccordo con McLuhan. Perché? Proprio perché sono contemporaneo di una tecnologia che per la prima volta nella storia del mondo coinvolge entrambi i poli dell'interazione, il mondo e l'io, il collettivo e l'individuale, o per meglio dire, il connettivo, termine che preferisco rispetto a collettivo, il pubblico e il privato. Internet è la negazione stessa di un annullamento dell'identità, in quanto è sempre possibile esporre su Internet la propria realtà. Si può effettivamente impedire in una certa misura di farla circolare, così come si può mettere in prigione o mandare in esilio qualcuno, e non ci sarebbe niente di nuovo in tutto questo. Quando si guarda la televisione, cosa accade? La televisione fornisce il pubblico, ma elimina completamente il privato. Il computer cosa fa? Crea un'accelerazione formidabile del privato, ma elimina il pubblico. Se si unisce la televisione e il computer in rete, si ottiene il pubblico e il privato insieme, simultaneamente, senza che l'uno elimini l'altro. Questa è la ragione del mio disaccordo con McLuhan, che però, lo dico con la più grande umiltà, non finisce mai di sorprendermi. La virtualizzazione. La virtualizzazione delle nostre relazioni, delle nostre rappresentazioni, delle nostre azioni, transazioni, interattività e così via, si traduce nella nostra trasformazione in spiriti senza corpo che circolano su reti. Mentre all'epoca di San Tommaso era molto difficile mettere degli angeli sulla testa di un ago, Ora in un microchip si possono mettere tutte le beatitudini, tutti i serafini. Credo che questo discorso sia chiaro. Michel Serre ha ampiamente riflettuto sulla diffusione degli angeli, anche perché negli ultimi anni c'è stata una vera e propria moda degli angeli. Nell'affermazione di McLuhan era implicita la conseguenza della perdita del corpo. Ma lo si era già perso, e in maniera assolutamente radicale, con la scrittura. Era già stato ingaggiato con il nostro corpo un confronto fatto d'odio, d'amore e d'odio. L'invenzione di Eros era già il risultato della potente contraddizione fra il desiderio dell'altro e il desiderio di sé. È questo in definitiva Eros e tutto il freudismo. Freud è colui che all'ultimo momento scopre un problema che è invece cominciato all'epoca dell'alfabeto, ovvero la lotta con i sensi e con il desiderio. Non voglio addentrarmi in questa questione, ma appunto, non accade forse che la virtualizzazione, a forza di tradurre il corpo in qualcosa di immateriale, non ci stia dando uno sguardo e una percezione molto accresciuti? intensificati al di là di ogni espressione da un punto di vista estetico totale? Tutti sono artisti, diceva McLuhan. Perché? Perché tutti sono obbligati a rivedere il corpo attraverso le sue virtualizzazioni, a risentire i sensi, a riascoltare la stereofonia, la tridimensionalità del suono, la profondità di ogni cosa, questa specie di sinestesia elettronica. Si tratta forse semplicemente di un'altra forma di esplorazione, di un'altra costruzione del corpo, all'esterno del corpo, che torna a essere un corpo. Forse che il corpo numerico non è esso stesso dotato di profondità e di sostanza, se viene fornito di queste? Sorgono dei dubbi. Alcuni dicono, e credo che non si sbaglino, che la differenza enorme tra l'analogico e il numerico sia che l'analogico può essere ridotto all'infinito, fino ai quanta. Senza arrivare ad esaurirlo. Perfino l'atomo è divisibile. Non abbiamo trovato l'elemento indivisibile dell'essere, poiché anche secondo la teoria della relatività non esiste l'indivisibile. Ebbene, questo ha a che fare con il corpo, con l'analogico, con la sostanza, con la profondità, con la materia. Questa differenza è fondamentale. Il numerico, una volta arrivato a 0,1, è finito. Non si può più dividere, non c'è più niente, non c'è che zero e uno. È il suo merito, se si vuole, ma questo differenzia molto fortemente il virtuale dal materiale. A mio avviso esiste una legge fondamentale, che dietro ogni virtualità ci debba essere un minimo di materialità. È come l'oro custodito nelle banche. Si continua a mettere oro nelle banche mentre a causa della virtualizzazione del denaro del suo valore e della sua materialità. Tutto l'oro del mondo si è trasformato in una relazione impercettibile. Io credo che il corpo non potrà mai esaurirsi. Tornando all'angelo, credo che si possano creare degli individui totalmente virtuali, digitali, in grado di apprendere. I computer forse potrebbero essere battezzati, come diceva Gibson, uno dei miei colleghi all'Università di Toronto. Egli riteneva che si dovessero battezzare i computer. Perché essi possiedono un'anima. La gente lo considerava un po matto. Posso dire da parte mia che l'idea di creare nel virtuale degli altri tipi di corpi non mi spaventa assolutamente. Non sono d'accordo con McLuhan e non credo che si perda il proprio corpo. Ritengo che al contrario lo si riconquisti e che si cominci a rispettarlo. Che cosa significherebbe, ad esempio, che un'intera cultura smettesse di fumare? Proviamo ad immaginare un continente intero, 250 milioni di persone che smettono di fumare. In Italia è forse possibile fumare, ma in Canada non è assolutamente possibile. Sarei trattato come un criminale. Se mi si vedesse fumare uno spinello potrei essere perdonato, ma una sigaretta assolutamente no. Vale a dire che un'intera cultura si è messa a rispettare il proprio corpo. La sigaretta, il tabacco giungono proprio nel momento in cui la testa si separa dal corpo, nel momento in cui ci si allontana dal corpo, nel XVI-XVII secolo. Vi è nel XVII secolo l'elogio del tabacco nel Don Giovanni di Molière, nel quale Don Giovanni e Sganarello parlano e dicono il tabacco è meraviglioso, fa diventare più intelligenti. La diffusione del tabacco diventa la metafora tecnica della separazione fra la testa che pensa, che vede, che giudica, che esamina, e il resto del corpo che si trascura. Al giorno d'oggi la gente smette di fumare e ritrova il proprio corpo. Si ritrova così, con il body turn di Julius Fast, con tutte le forme di psicosomatismi che si studiano oggi e che formano una scienza del corpo. Il corpo pensa e tratta le informazioni a una velocità fenomenale, a livelli di profondità e di complessità che sono impensabili per il computer. Quindi non si deve dire che si perde il corpo. Credo che McLuhan pensasse che anche senza saperlo, inconsciamente, siamo estremamente selettivi nei nostri modi di comprendere, di cogliere, di vedere, di capire. Tutto questo sarebbe talmente controllato che noi, in un certo senso, non ne saremmo coscienti. Non si vede, appunto, che è ciò che si crede. Il bello di questa frase, il suo aspetto divertente, è l'inversione. Si dice in genere non l'avrei mai creduto se non l'avessi visto, ma McLuhan invertiva le cose dicendo non l'avrei mai visto se non l'avessi creduto. Voleva dire che la manipolazione di cui siamo inconsapevoli, compiuta dall'ambiente attraverso i media e attraverso coloro che lavorano nei media, porta a vedere solo ciò che si è capaci di credere. Esisterebbero delle categorie mentali che ci impongono delle visioni. In seconda istanza, a un grado più profondo del pensiero di McLuhan, esiste la previsione dell'immagine numerica, ma non si può veramente avere fiducia in una immagine numerica. Si può a malapena avere fiducia in un'immagine analogica poiché la si può manipolare a tal punto da esserne ingannati. Vi sono state delle trasmissioni televisive dedicate al modo in cui la televisione possa ingannare. È una cosa che accade. L'idea è che la manipolazione dell'immagine desacralizzi lo statuto fotografico, il testimone oculare, che è il testimone sacro. Infatti, se hai visto qualcosa con i tuoi occhi è vero, se l'hai letto nei giornali è vero, se l'hai visto in televisione è vero, si tratta di un problema di verità. Un problema di verità e di fede. Nel trasferimento dell'informazione, la fede è più importante del sapere. E anche questo, a un livello più profondo, quello che McLuhan voleva dire. Ma qui filosofeggio forse un po' troppo. La convergenza non è altro che Humpty Dumpty put together again. Non è altro che questo tutti i media che si rincollano gli uni con gli altri. Il povero uovo che si è rotto e poi. Oh, è come in una pellicola avvolta all'indietro, si vede Humpty Dumpty che torna alla sua forma. Ecco dunque cos'era la convergenza per lui. L'implosione, tuttavia, gli aveva fatto pensare alla problematica della guerra e della pace nel villaggio globale: l'implosione delle persone che si ammassano le une sulle altre secondo una sorta di dinamica fisica. McLuhan parlava infatti di sistole e di diastole. È interessante. Talvolta utilizzava termini estremamente pedanti per spiegare cose che non erano del resto troppo semplici. L'idea è questa. La civiltà e i media avrebbero delle relazioni di espansione e di contrazione. L'esplosione alfabetica sarebbe un fenomeno di espansione. L'implosione elettronica sarebbe invece un fenomeno di compressione, di condensazione. Dunque di convergenza. Sia l'esplosione sia l'implosione cambierebbero la dinamica delle relazioni umane, accelerando tutti i processi in una maniera o nell'altra e potrebbero minacciare anche l'esplosione interna, i sistemi e le società. L'implosione implica il pericolo che le persone finiscano le une addosso alle altre e che non ci sia più spazio vitale, come sostenevano Hitler e Goebbels. Le popolazioni del cosiddetto Terzo Mondo non soffrono di questo problema di concentrazione, nonostante le persone vivano le une sulle altre e si tratti di paesi molto popolati. Il problema dell'esplosione è nato contemporaneamente al fenomeno dell'espansione dell'io, che ha occupato posto, si è comprato una casa, ha creato la proprietà privata. Qui si è verificato effettivamente un fenomeno di esplosione. È la storia di Roma. Questo è il confine, tu lo oltrepassi e io ti uccido. È proprio così, è esplosivo. La storia di Roma è del resto precisamente una storia della scrittura. Roma è nata dalla scrittura. Non c'è dubbio su questo. La grandezza di Roma è il controllo del mondo attraverso un esercito totalmente formato sulle linee dell'alfabeto, non c'è dubbio. Il mito del re Cadmos, che McLuhan ripeteva a volontà, era questo: il re Cadmos era colui che estraeva i denti del drago per poi lanciarli dietro di sé. E seminare il campo, il busto Fedon, in modo tale che da queste semenze nascessero degli armati pronti a partire alla conquista del mondo, Alessandro e il suo seguito. È questa la storia del mito di Cadmos, e in un certo senso è anche la storia di Roma. Il mondo romano era un mondo totalmente ristrutturato a partire dalle forme fondamentali della scrittura e dell'alfabeto un mondo di burocrazia assolutamente rigorosa, solo i computer sono tanto rigorosi quanto la burocrazia e l'esercito romani. Oggi si ha invece a che fare con un fenomeno di implosione, l'integralismo è proprio questo, esso non è altro che l'implosione e una sorta di riconfigurazione, in un ordine totalmente differente e anche molto pericoloso, veramente molto pericoloso, proprio a causa del suo fanatismo, della sua monomania. L'implosione è dunque una dinamica che contiene al proprio interno una minaccia. Credo che la fede sia stata fondamentale nella vita e nel pensiero di McLuhan. Non amava molto parlarne e non amava neppure la colorazione etica che molte persone danno alle loro osservazioni perché riteneva che in tal modo ricadessero immediatamente in un sistema e credo che avesse ragione aveva però una fede enorme e una fede che gli proveniva dall'esperienza le persone molto intuitive sono in fin dei conti delle persone di fede la mia impressione è che McLuhan avesse una fede reale la sua fede aveva una colorazione cristiano-cattolica e forse era per questo particolarmente esigente e dogmatica. Questo è strano perché il dogmatismo è un sistema. In un certo senso era molto difficile fargli accettare che il cristianesimo non comprendesse esclusivamente il cattolicesimo. Ne abbiamo discusso. McLuhan si esprimeva poco su questo problema e soprattutto non in pubblico. Era difficile fargli ammettere che anche le altre religioni fossero interpretazioni legittime di una realtà, di una sensazione, di una percezione reale. Io sono molto più sincretista di lui. Diceva cose straordinarie sulla fede. Diceva ad esempio non si entra in chiesa con delle idee, si entra in chiesa sulle ginocchia. Era la fede di Pascal. Diceva anche che la fede provenisse dall'orecchio, che Dio fosse nascosto agli occhi. Il Deus absconditus. La grande crisi religiosa, la crisi della fede tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, è veramente il passaggio dall'orecchio all'occhio. Il silenzio, il silenzio del testo. Né Pascal né altri pensatori religiosi lo hanno scoperto. Solo McLuhan ci è riuscito. McLuhan mi aveva detto una cosa straordinaria che mostra il grado della sua fede. La sola questione importante per l'Occidente è sapere perché Cristo sia arrivato qualche anno dopo l'invenzione della scrittura. È incredibile. Una questione fondamentale. Ma è una questione fondamentale per chi crede nella dimensione cristiana in termini esclusivi. Mentre da parte mia, per così dire, pur essendo altrettanto intuitivo e con una certa percezione del mondo, preferirei che si ponesse il problema in maniera politicamente corretta. Vorrei che ci si potesse rivolgere a tutti. Occorrerebbe essere più sincretisti. Andavamo insieme a messa, andavamo a mangiare al ristorante dei preti di Saint-Michel dove io insegno e ho persino celebrato con lui il famoso giovedì della settimana santa, nel quale si era convertito dalla dottrina battista al cattolicesimo. Si festeggiava questo avvenimento. Era un uomo di fede. Era meraviglioso come uomo di fede. C'era qualcosa di caldo in lui, di aperto e felice. Era un uomo dotato di una fede felice. Non ne ho visti molti come lui. La maggior parte delle persone hanno una fede tragica e la finiscono per essere noiosi. Poi esistono le fedi represse che fanno venire il cancro. Vi sono tutti i generi di fede: quelle che non vogliono dichiararsi agli altri e quelle che si dichiarano con furore. Ma McLuhan non era affatto così. Non era un uomo invadente, non voleva fare proselitismo, non voleva affatto convertire gli altri intorno a lui, sebbene sia riuscito a convertire la moglie. Alcuni dei suoi figli erano molto cattolici e altri non lo erano affatto. La fede di McLuhan era qualcosa di affascinante e forse anche qualcosa di molto profondo. Dico semplicemente che esercitava un fascino reale. Sono un cattolico convertito, la specie peggiore.